Alta non è qui. Dov'è? Mostrami. Rixinger, fatico a sorprendere. Ma è una mia colpa. Una nebbia mi offuscava e non sapevo distinguere. Vecchio mio. Ricordo quando imperversammo in questa terra su una coltre di neve. Sei stato al mio fianco per tanti anni. Con orgoglio, fratello. Vieni, condividiamo la medicina di ogni male. Il nettare dell'oblio. La cerimonia ci sta chiamando. Non facciamo attendere la folla. Eivor! Sì, allora. Incidere i nostri nomi nella storia. Niente più fantocci. Il trono e i suoi fardelli sono miei. Hai festeggiato a dovere. L'incoronazione è imminente. Per ora sono soddisfatta. Andiamo a fare di te un re. Dopo tutti questi bei discorsi, secondo me, appena diventa re, ordina che Faravid venga ammazzato. Ne sono certo, ma proprio sicuro. A Eivor e al clan del Corvo di Mercia, nostri nuovi alleati nel sangue e nella gloria. Alzo il mio corno e la mia voce per cantare le lodi di Re Halfdan. Corona celeste, quercia delle Valchirie, tessitore di saggezza. Che tu possa vivere e regnare a lungo. Skål! Non ci posso. L'hanno avvelenato per davvero. Ok, questo non me lo aspettavo. Non me l'aspettavo, porca puttana. Cos'è questo metallo? Tenero come i condotti romani. È piombo. È un metallo tossico. È stato il piombo a rendere folli i romani. Okay, poi non il metallo avvelenato. Dio del cielo, sì! I romani lo sapevano bene. E la mia povera madre... twist, che twist! Lei ha bevuto da coppe come questa per così tanto. Sto volando, raga, sto volando. Tu... tutti questi anni mi hai donato solo veleno! Mi hai donato la pazzia! Amico mio, ti prego, la malattia offusca il tuo giudizio. Questa malattia non è stata un incidente. Mi fidavo di te. Rinfodera l'arma, Faravid. Eivor, fallo ragionare, ti prego. È vecchio, malato, e la sua mente vacilla. Idiozie! Tu mi vuoi morto, porco schifoso! E io mi sono fatto ingannare! Il tradimento merita sempre una punizione. Dopo le battaglie combattute insieme, dopo le vittorie... Se nel mio clan ci fosse un simile traditore, gli strapperei la pelle dalle ossa. Non sei più il guerriero di un tempo, amico mio. Guardalo, Eivor! Ha forse il contegno di un capo ora! Alfa! Sii ragionevole! Qui si conclude il nostro viaggio. Alzati, sporco traditore! Alzati e battiti! Amico mio, ricordi quando ci sfidavamo lanciando i nostri destrieri al galoppo su queste terre? Eri sempre il più veloce.
La vittoria era sempre tua. Perché te la lasciavo, mio Jarl. E quindi ti lascerò la vittoria anche quest'ultima volta. Sono certo che ci rivedremo ancora, amico mio. Nella grande sala. Halfdan, è tempo che io vada. Parto per la merce. Torno a casa. Allora tieni. In segno di amicizia. Un vincolo tra i nostri clan e un simbolo del doloroso prezzo pagato per la pace. Speriamo di essere nel giusto. Bene, credo sia tempo di tornare da Randvi. Le darò la buona notizia. Era uno scarto! L'hai gettata via tu! Non era uno scarto, intendevo usarla! Vi prego, calmatevi. Ma può essere mai che è sempre Holger che fa il polemico, che butta zizzania, che hanno rotto il cazzo, ora lo ammazzo, dovreste me le marce nel mio clan. Randvi, che succede? Un'altra disputa, temo. Ed è ancora Holger a creare zizzania. Ah, ok, il gioco se ne rende conto, ok, fatto apposta, bene. Sono un fardello dello Jarl, aspettano a Sigurd ora. Si rifiuta di lasciare il suo alloggio. Al momento sei la sola persona all'altezza. Non saprei, non è mio compito. Ti prego. Solo finché Sigurd non si sarà rimesso. D'accordo, ci risiamo. Gudrun, Holger, avvicinatevi. Mi racconterete l'accaduto, io vi ascolterò e cercherò di giungere a una conclusione. Gudrun, puoi parlare. Sono stata derubata e la mia merce rovinata. 3 giorni fa ho notato che mancava una delle mie tele da vela. Ho setacciato il villaggio per cercarla. Passando davanti a casa di Holger, l'ho trovata, in bella vista e peggio, deturpata, ricoperta di scarabocchi e storielle. Bugie e calunnie. Holger, taci. Conosci bene le regole di questo processo. Ora, Gudrun, che cosa hai fatto quando hai ritrovato la tua tela? L'ho affrontato e ho preteso dell'argento. Nessuno comprerebbe una vela con i suoi scarabocchi sopra, non credi? Chiedo solo che mi venga risarcito ciò che mi è stato preso, ma lui si rifiuta. Perciò Holger ha preso qualcosa che ti apparteneva e l'ha danneggiato, e desideri un risarcimento. Ho inteso bene? È corretto. Holger, come intendi difenderti? Giorni fa ho trovato una pila di tessuti ammuffiti al molo e ho recuperato quel che ho potuto. Volevo usarli come canovaccio, capisci? Su cui trasferire i miei ultimi lavori. La tela per vele era in uno stato tale e così nascosta che ho pensato fosse spazzatura, merce abbandonata. Capisco. I miei intenti erano onesti, Eivor. Un ladro sarebbe così impudente da esporre i frutti del suo crimine? Dubito. Lei insiste che io abbia rubato e deturpato una sua proprietà, quando ciò che ho preso era lasciato lì a marcire. Scemenze! Il mio unico crimine è di aver ridato nuova vita a un oggetto brutto e decrepito. Dunque, ritieni che Gudrun si sia disfatta di qualcosa e ora lo rivoglia ingiustamente? Esatto, sì. Che...
Cioè, ma io questo lo esilio dal clan. Ma io ho una cosa. La posso lasciare a marcire quanto cazzo mi pare. Il problema di questo decerebro. No, non posso dirlo che ormai nel 2020. Il problema di questo cretino è che non chiede mai il pennello, ma chiedilo prima, magari te lo dava. Le vele, vedi che fanno schifo. Chiedi, Gudrun, posso prendere le vele? No, Bene, vabbè, ho adesso sei sentito stupido. abbastanza. Avrei guadagnato da quella tela. Holger mi ha privato di un profitto futuro. Era uno scarto e ora è parte di qualcosa di grande. Ebbene, io ne ho aumentato il valore. Devi ringraziarmi. Oh, ti ringrazierò con un bel calcio nel... Silenzio, fatemi parlare. Dopo un'attenta riflessione, è chiaro Che cosa succede? Che stai facendo? Twist! Holger e Gudrun hanno un diverbio. Speravo di risolverlo. Il compito spetta a me e a me soltanto, Eivor. E lo sai. Fatti da parte. Tu non eri qui, fratello. E non Vabbè, volevo sono diventate le disturbarti. comiche, Una scusa ma debole per un lui non gesto voleva tanto sproccato. uscire. Spero ti sia Boh, vabbè, divertita. vaffanculo tutti, Hai finito di vi cantare, odio. mio caro scaldo? Mio Jarl, come dicevo, io... Basta! Zitto! Ho sentito a sufficienza per prendere una decisione. Da che ti conosco, Holger, non fai che trasformare ogni parola in bugia. Insidi le menti dei giovani e inganni quelle degli uomini. Ti ho concesso fin troppi anni di tolleranza. E anziché commiserarti umilmente per la tua fama di bugiardo, cadi sempre più in basso. Diventi Holger il ladro. Derubi una donna dei suoi mezzi e tutto in nome delle tue stupide storie. Jarl Sigurd, no, questo non è... Ed ecco la conseguenza delle tue azioni. Stabilisco che tu debba pagare a Gudrun il valore di 30 tele. 30 tele? Vorrai scherzare? Così mi rovinerai, Sigurd. Bravo, Sembro in vena di Sigurd, c'ha scherzare, ragione, Holger. c'ha Paga la ragione. L'esilio, somma o affronta bravissimo! È l'esilio. quello che ho detto io. Grande Sigurd è Jarl, un se vero permetti, capo, non chiedo che il bravo. risarcimento È, di un, una tela, è, a sì, è una sola. impazzito, giusto? Tutto il Ma resto è... Trenta tele. Bravo, In Sigurd. argento. Questa è la mia decisione. Eivor, ti prego, non ti sembra ingiusto? Lo Jarl è Sigurd. La sua parola è legge, per quanto tu dissenta. Sentito? Certo, mio Jarl, com'è giusto. Perdona la mia reazione. Grazie, Lord, per averci ascoltati. Assicurati che la sentenza venga eseguita secondo il mio volere. Dovesse esserci bisogno, non esitate a farmi chiamare. Non volevo che la faccenda degenerasse. No, ti capisco. Hai fatto valere i tuoi diritti. Che bello vederti. Sigurd. Lasciami solo. Come desideri. Voglio ringraziarti per la tua saggezza, Eivor, per il tuo giudizio in assenza di Sigurd, nonostante l'accaduto. Sigurd, non credevo potesse essere tanto rabbioso e avventato. Lo hai mai visto così? Di rado. In alcuni momenti l'ho visto teso, sconfortato, impaurito, ma niente del genere. Mai in questo stato. Cerchiamo di stargli vicino e di fare sempre del nostro meglio. E lo aiuteremo a riprendersi. Spero non sia troppo tardi. Nel frattempo, terremo duro. Ho conosciuto Jarl Halfdan nello Jorvikshire, che poi è diventato Re Halfdan. Ora siamo suoi alleati. Bene, molto bene.
Non ho capito. Ma è una seconda... No, questa è una principale, che questo è Ravenstorp. No, beh, non è una principale, forse. Ma che cazzo? Ma non farmi perdere tempo che devo finire la trama principale di sto gioco. Che da quanto tempo è che sto giocando? Che a un certo punto ho fatto... Allora, aspetta, vediamo. Oggi 23 novembre, sono le 8:23 del pomeriggio, 98 ore. Sto gioco dura più di Odyssey e senza neanche i DLC. Ma stiamo scherzando, i miei incubi peggiori sono avverati. Con Odyssey ho fatto 8 partite, di cui appunto l'ottava era per la cronistoria. Con questa ne farò 3-4 e forse la quinta è per la cronistoria. Sono troppo, è troppo lungo sto gioco, è troppo. Vorrei vedere la mappa delle alleanze. Però mi pare che le abbiamo fatte tutte dopo questa. Non mi fate altri scherzi, vi prego, smettiamola con l'Inghilterra dopo il Gloucestershire, va bene? Io voglio finire sto gioco, ti Quali prego, notizie ti supplico. Dal Gloucestershire? Forse avrei notato che Gunnar è scomparso dalla sua forgia. Si è diretto nel Gloucestershire per trovare moglie. Cosa? È innamorato. Quando è successo? E quando non succede con il nostro dolce e romantico fabbro. Ma c'è una buona notizia. Ti chiede di unirti a lui. Per cercare una moglie? E anche per non passare per uno stupido. Pensa che la tua presenza servirà a renderlo più autorevole. D'accordo. Sarò la custode di Gunnar. Mi assicurerò che non si faccia male. Come sei generosa. Raggiungi la città di Gloucester. È lì che lo troverai. Eccoti qua, Gunnar. Hai un sorriso che non vedevo da tempo. Eivor, ho sentito il tuo odore da lontano. Gunnar. Ne sei andato così alla svelta che credevo ti avessero preso le valchirie. Infatti, questa valchiria che vedi, Brigid, luce del mio cuore, lei è Eivor. Solo una donna speciale può aver conquistato Gunnar. Avdinta, et mai Sigwili. È un piacere anche per me. Come hai trovato una donna in un luogo tanto sperduto? È giunta all'insediamento per vendere rune. Brillava più di tutte le gemme nella sua sacca. Mi ha offerto uno scambio. Una runa per una spilla che stavo facendo. Ci ho guadagnato io, ma lei adora quella cosuccia orrenda. Tu hai famiglia, Brigid? Nath mamma e dad cared even gilydd yn anon. Conon hab drews me. I genitori di Brigid erano un'alta sacerdotessa e un aldermanno. Alla loro morte, l'attuale aldermanno si è preso cura di lei. Vorrei conoscere questo aldermanno, capire se può esserci unione tra le nostre genti. Un'unione forgiata dall'amore. Coraggio, andiamo. E non incolpare me se ti dirà di aver sentito qualche storia su di te. Vuoi venire, Brigid? Dim diolch. I tuoi bags of air sych o gwmpas gilydd. Et Eivor gael clis llawn. Giusto, non perdiamo altro tempo allora. Insomma, l'aldermanno avrebbe udito qualche racconto delle mie imprese. Non tutti da me. Il tuo nome sarà sulle labbra di ogni scaldo per molti anni. I merciani qui non hanno paura dei vichinghi in agguato. Arriva gente da ogni dove per celebrare Samhain. La maggior parte è troppo impegnata per far caso. Samhain? Per questo le radici intagliate? Per questa tradizione? Sì. Intagliamo dei volti per scacciare gli spiriti maligni e guidare i bambini verso casa. Hanno un aspetto spettrale. Portiamone qualcuna. Ecco l'aldermanno! Kinon!
buon capo che provvede alle esigenze del suo popolo. Raggiungiamolo quando avrà finito. Sì, allora ti presenterò Tefter. Ha le mani umide e tremanti come un merluzzo, ma ha buon cuore e sarà Aldermanno dopo Kinon. Tefter, lei è Eivor, la mia capoguerra. Ah, sì. Da come ti descriveva Gunnar, credevo... Che arrivassi su un cavallo alato, che curassi gli infermi. È abile a parlare quanto a usare il suo martello. Ah, altri pagani alla nostra tavola. È un vero piacere. Che cosa ti porta qui? Ti ho forse fatto un torto. Sono qui solo per il matrimonio. Dalle mie parti non avveleniamo la fonte dell'amicizia così in fretta. E cosa ha portato l'amicizia danese alla mercia cristiana? Legittimi re spodestati in nome di sovrani fantocci? Fantocci che mantengono le terre sicure e le vostre pance piene. Non chiedo ringraziamenti, solo ospitalità. Mele! Eivor, aspetta di provare il sidro. Ti piace il sidro, vero? Tefter? Sidro? Ah, tu devi essere Eivor. Tefter, vedo che hai già accolto la nostra ospite. Giusto in tempo per il mio ultimo Samhain. Per tuo volere, accogliamo sempre qualunque pagano arrivi qui a Gloucester. Tefter, in qualità di tuo re del raccolto, ti ordino di toglierti quella rapa dal sedere e di stare allegro. Dunque sei qui per conoscere tutta la famiglia, prima di portar via la mia cara Brigid e darla in sposa a un fabbro? Siamo onorati di accoglierla nel clan del Corvo, ma sarà difficile eguagliare questi paesaggi. Cederò sia a lei che la mia terra in questa stagione nebbiosa. Ma Gunnar è un bravo uomo e parla piuttosto spesso di te. Vogliate scusarmi, ho delle faccende da sbrigare. Ah, sì, l'altare. Quanti ladri e quante belve lungo la strada. Un bravo uomo rischierebbe di cadere nel servire Dio. Kinon, non ho bisogno di una scorta pagana. Un virgulto reciso nel fiore degli anni, senza neanche il ricordo di cosce calde e sidro a confortarlo nell'aldilà. Sul mio onore, non avrò pace finché non lo riporterò qui sano e salvo. Va bene, Tefder? Sono in minoranza, vedo. Il solo pensare a una danese che prega San Kenelmo. Dio mi aiuti. La mia amata mi chiama, Eivor. Se vorrai unirti a noi più tardi, stasera ci travestiremo. Andate, che la vostra amicizia diventi salda. Attenti agli elfi, ai folletti e ai demoni. Ho un rito nuziale a cui assistere, un apprendistato da ufficiare e un maiale da abbattere. Andiamo allora? A quanto pare nell'800 c'era già chi twerkava. C'è quella donna. Vi prego, ditemi che lo sta facendo ancora. No, è sparita. Chi non asseconda troppo questi pagani? Sarà la prima cosa che cambierò da Aldermanno. Fuochi e magie, spiriti nell'aria. Il Gloucestershire si è allontanato dalla luce di Dio. La gente ha bisogno di far baldoria, specie prima del freddo invernale. Le feste portano calore. La luce di Dio non si offusca col giungere del freddo, ma gli inverni sono molto duri per i bambini. Vederli correre in giro alleggerisce il cuore. Ci sono preti nelle tue terre. Ne ho conosciuti pochi, apprezzati ancora meno. I profani hanno vissuto incontrastati qui. Io solo sarò la riforma. Essi sono un gregge bisognoso della mia guida. E come guiderai questo rinnovamento? Affolleranno la chiesa e insieme ringrazieremo Dio per tutti i suoi doni. Nessun falso idolo di legno e argilla. Eppure, non stiamo andando a pregare l'idolo di qualcun altro. Questo San Kenelmo è il tuo Dio? No, e non lo consideriamo tale. È solo più vicino all'orecchio del Signore. In un pascolo verde sotto un bianco spino, riposa Kenelmo, sovrano bambino. È una bella terra, Eivor, non è vero? Sì. Guarda, non ci sono pericoli sulla via. Dunque, la tua compagnia non mi serve. Sei più gentile di quanto vuoi apparire.
Non ti libererai di me. Manterrò l'impegno con Kinon di riportarti sano e salvo. Non comprendo questo modo di pregare. Io rendo grazie a Odino stando in piedi. Perché sporcarsi le ginocchia? Per prostrarci dinanzi a Dio. Mi sono sporcato le ginocchia in modi peggiori. Pare una storia che ascolterei molto volentieri. Per piacere, devo pregare. Devo guardare o vuoi che mi volti? Ah, signore, dona a questo tuo servo la virtù più grande. La pazienza. Non dovrò interrompere le tue preghiere per proteggerti. Eppure insisti nel farlo. Che cosa stai guardando ora? Una lepre? Tefter, al riparo. Trova un nascondiglio. Ma da dove arrivano? Abbattili presto! Ci è mancato poco. Eivor, grazie di avermi salvato la vita. È una fortuna che fossi qui a proteggerti. Forse chi non ha il dono della preveggenza. Mostri, piedi caprini inviati da Lucifero in persona. Oh, questa terra va riportata nelle grazie di Dio. O l'altare si trova nel loro territorio? Signore, grazie per la tua protezione. Non è un luogo sicuro. Dammi solo un momento per pregare, Eivor. Non chiedo altro. Dovremmo tornare a Gloucester. O vuoi fermarti a ringraziare questo martire per la nostra cena? Non sono un ragazzino sperduto bisognoso di cure, ma pure senza di me. Ho dato a Kinon sì, la mia... Sì, la tua parola. E non appena lo vedrò, gli dirò che hai impedito che io venissi infilzato dalle zanne di quei demoni. Ah, Eivor, ti devo almeno un boccale più tardi, se ti andrà. Ci vediamo alla festa. Eivor, eccoti. Eccomi. Allora, quali avventure hai vissuto in mia assenza? Ho scortato Tefder all'altare di un santo cristiano. Non è stato un viaggio tranquillo. Ci hanno attaccati dei cinghiali. Odd, but path now you should have. Ti ribrivo. Ma gli hai salvato la pelle? Avrei voluto proprio vedervi, voi due insieme. Ho mantenuto la parola data. Quell'allocco di Tefter è vivo. Ti sei trattenuta, Eivor? Quasi mi aspettavo che avresti preso a pugni quel disgraziato. Ho conosciuto gran parte dell'Inghilterra e ho trattenuto l'ira con gente peggiore di Tefter. Mi serve un sorso. Prova il sidro. È fatto con le mele dell'anno scorso. Skål! Skål! Dicevi che ci saremmo travestiti, giusto? Che assurdità è questa? Ni Gwisgolan fel ysbrydion yn Creatures of the Vale. The bag for treats. Gloucester lascia i suoi avanzi per i visitatori ultraterreni. E se ti travesti come uno di loro, è tutto quanto tuo. Senza dar nulla in cambio. Ho visto cose simili solo ai banchetti. Allora noi ti trasformeremo in una bestia. Vagherai per le colline ragliando per avere un dolcetto. Un travestimento ben misero. Un mantello e delle corna. Sciocchezze. Sei lo spirito del Mary Lloyd in persona. Ora andiamo. Diventa il Mary Lloyd. Canta per avere dolci e birra. E non toglierti il mantello finché non ce ne andremo. Terrò il mantello. Ma neanche puntandomi un coltello alla gola mi costringerai a cantare. Peccato. Ti ho sentita. Hai una voce chiarissima. E allodole cadono dal cielo per l'invidia. Gunnar, se sarò l'unica vestita in questo modo ti riempirò la bottega di pecore. Quella casa, di sicuro.
Scherzetto, scherzetto. Chi è a quest'ora? Oh, il Mary Lloyd. Bene, bene. Quest'anno abbiamo torte, ma non birra. Notte di Samhain e il Mary Lloyd giunge alla mia porta. Dammi dolci, squisitezze ed anche qualche torta. Bene, tieni, dolci per il Mary Lloyd. Te li meriti. Stai facendo la parte dello spirito ingannatore? Gli spiriti ingannatori riescono a vedere. I buchi per gli occhi sono tremendi. Bastano una maschera e dei dolcetti per farti cantare dolcemente come uno scaldo. Non ho intenzione di cantare, Gunnar. Poi, nella nebbia della notte, videro una donna al crocifisso, vestita di bianco da capo a piedi. E i bambini sapevano che non sarebbero dovuti essere fuori a quell'ora di notte. Così si accucciarono a terra. È Iladiwen! Esatto, tesoro. Iladiwen, la bianca signora. I suoi occhi neri calarono sui bambini. Per questo nessuno di voi dovrà avventurarsi da solo nei boschi. Resterete vicino all'albero e all'uomo di vino. Felice! Grazie al cielo! Ora abbiamo terminato tutte le scorte di dolci e possiamo andare alla festa. Ecco a te. Madre, madre. Ah, uomini che alzano il gomito e spaventano i bambini. Eivor, possente guerriera, picchiatrice di porte, vincitrice di dolci. Cosa pensi di questo saccheggio di doni? Un degno bottino. È una tradizione da mantenere. Sono qui per rimare con te. Vaga nella notte scura, il viso ben celato. Credo sia chi vaga e cerca un dolce regalato. Divertente! Guarda queste torte. Dolci come il miele, Gunnar. Dovresti vederle. Gunnar? E i miei dolci. Mostrami ciò che ci attende. Gunnar! Cosa cazzo hai detto? Ho detto, brutto leso, che devi prendere i tuoi falsi dei e tornartene al tuo tugurio merdoso. Devi essere coraggioso o stupido, ragazzo, per parlare così a un membro del clan del corvo. Un nome adatto a voi carogne, ratti che rubano ciò che non è loro. Ti caverò gli occhi e li darò in pasto al tuo dio. Gunnar, siamo degli ospiti qui. Lascialo andare, non è il momento. Sembra tu senta il bisogno di romperti il naso. Ti accontento? Christ, I'm tall. Ti darò ai verdi. Dovremmo bruciarvi vivi tutti quanti. Sei sicuro di non voler rimanere a Gloucester? Di certo sanno come divertirsi. Per la barba di Thor, la gamba! Gunnar! Basta! Andate ad azzuffarvi dall'altro lato del fiume! Qui ci sono i bambini! Non prendo ordini da te, strega! Thomas Fletcher, ti ho fatto venire al mondo. Ho ripulito il tuo viso dal sangue di tua madre. Frena la lingua! Vediamo la gamba, avanti. Non è niente. Fa attenzione con lui. Ha già visto ferite per molti inverni. Cellokes,
Montron's a compass to patch this land. Quell'uomo ti ha chiamata strega. Sono a capo dei seguaci delle vecchie usanze nel Gloucestershire, ma offro i miei servigi di guaritrice a entrambe le sponde del fiume. Gwenin, tesoro, va a casa e portami la pomata d'aglio. E i vermi? Vuoi ripulirla o tagliarla, madre? Sì, prendi i vermi per sicurezza. Ora va, bambina mia. Prometto di non tagliarla prima del tuo ritorno. Aer, dammi la forza! Ma Modren is known am a humor towel Gudrun. Mi fa piacere che la mia ferita mortale vi diverta. Su, Eivor, festeggia e prova ad ammorbidire un po' Tefter. Modron, non è necessario salvargli la gamba, lo capirei. La gamba sta bene, ma non esiste cura in Inghilterra che possa sistemare quella bocca. Non faccio miracoli. Birra amara e dolci amici. Bel modo di concludere una giornata. Finalmente solo con i tuoi pensieri. Eivor! Può darsi. Ogni attimo è più dolce quando si è re del raccolto. Quanta abbondanza! E presto saremo tutt'uno. Ma mangia, bevi, godi tutto ciò che i boschi di Gloucester ti offrono. Finalmente solo con i tuoi pensieri. Eivor, ma mangia! Eivor, eccoti qui. Tefter. Piacere di vederti. Il qui presente Gwilym ha sfidato il mio onore in una gara di bevute. Unisciti a noi, con lui vincerai facilmente. Datemi una coppa. E della birra. Una anche per me. Per essere un servo di Cristo hai molte cicatrici, Gwilym. Non tutti i tonsurati sono cresciuti in monastero. Io sono giunto a Dio che la mia anima era già macchiata dal peccato. Ai sacri fuochi e agli occhi lacrime. E all'ebbrezza che riporta gli uomini alla somma allegria. Skoll! Continua! C'è in gioco l'onore di Gloucester! Non la lascerò a un uomo che beve lentamente come un gatto! Bel tentativo, Tefter. Questi festeggiamenti mi riempiono l'anima. Ecco, offro un altro giro per i nuovi e i vecchi alleati. Di tutti gli aldermanni che ho conosciuto, tu sei il più spensierato. Qual è il tuo segreto? Nessuno. È un fatto risaputo. I pesi che porto presto scompariranno assieme a me. Dunque brindiamo alla mia vita e alla mia morte. Morte? Sarò sacrificato nell'uomo di Vimini come re del raccolto, come l'aldermanno Simkin prima di me e gli altri prima di lui. Un'orribile pratica barbara. Un sacrificio dopo un cattivo raccolto. Sperano che gli dei, se ben nutriti, ci arridano. Qui sono indeciso. Perché da quello che so, sì, c'erano i sacrifici umani. Dal punto di vista di Eivor, forse. Ma sì, dai. Vai. Prendiamo dunque all'aldermanno Kinon, lieto e generoso. Che ogni uomo si mostri a lui fedele finché non andrà alla morte. Amici, siete gentili. Vorrei brindare al mio successore, Tefter.
possa indossare le corna a testa alta. Ehi, ma che cos'è? Acqua? È come per Thor bere gli oceani. Nessun effetto sulla mia mente o sulle gambe. L'avete sentita? Datele qualcosa di più forte. Questo agirà più in fretta di qualsiasi tonico. Bene. Mostrami visioni di ogni creatura che vaga per le colline e pagherò volentieri con il mal di testa di domani. Ah, che sapore orrendo! Ma l'effetto è piacevole. Eivor, sii sincera. Al diavolo i miei sentimenti. Sono stato un idiota a non negarlo. E per questo ti chiedo scusa. Un colossale idiota, direi. Parole dolci per una pagana spietata. Sono fuoco feroce solo tra i nemici. So essere gentile come il vento primaverile, se voglio. E quanto gentile. Tefter, le nostre case si uniscono con le nozze di Gunnar e Brigid. Ma potremmo anche stringere un patto tra noi. Oh, sì! La mia prima alleata d'Alderman. Accetto. Facciamo un giuramento. Da dove si parte? Sì! Il più grande patto è la più grande unione! Al patto! Al trattato! Il più grande! C'è gente che dorme! Altra birra per suggellare questa amicizia. Di qua. Fa attenzione alla scrofa nera. Scrofa? Un maiale? Un maiale in fiamme. Ti insegue di notte. Solo sciocchezze per far paura ai bambini. Per te la magia è solo una storiella per bambini. Forse giudico troppo ciò che non conosco. E a volte la stupidità mi prende la lingua. Devo urinare. Un'enorme oscurità rincorre le stelle attraverso il cielo in grandi spirali di colori e luci. Ush! Eccoci arrivati. Proprio qua dentro, sì. Tefter! Tefter! Dove sei finito? Raga, sta missione è bellissima, ma soprattutto bravissima Ilaria, la doppiatrice di Eivor, che l'ha resa fin troppo bene. Ma che bello, ci dovrebbero essere più missioni in cui si ubriaca.
Vero, Dino. Ma che è successo ieri sera? E gli effetti di quella bevanda durano ancora. Defter, sei qui? La guardia del corpo di Defter, pugnalata. Questo vaso è rotto ed è coperto di sangue. Forse è stato usato come arma. Sangue. Potrebbe essere di Defter, se è lui che stavano trascinando. Impronte infangate. Qualcuno era nascosto qui dietro. Cos'è successo qui? Aprite la porta! Uscite! Il borsello di Guilhem. Mi chiedo se contenga quel qualcosa di più forte. Ma perché è qui? Meglio conservarlo. Dunque, questo cosa significa? Gli assassini erano nascosti qui. In attesa, mentre noi arrivavamo da fuori, sono usciti dall'ombra per uccidere le guardie del corpo e tramortire Defter. Infine l'hanno trascinato via. Questo spiega ogni cosa. Eccetto il borsello delle erbe di Guilhem. Sono ancora intossicata dalla mistura speciale di Guilhem. Forse Madre Modron saprà cosa conteneva. Eccola lì! Che cosa significa tutto questo? La terra è macchiata di sangue, così come la tua lama? Kinon, ti prego. È più complesso di come appare. Permettimi di dimostrare la mia innocenza. Avrei dovuto ascoltare i dubbi di Defter riguardo agli ospiti pagani. Ora ha pagato con la vita. Senza Defter, Gloucester non avrà un aldermanno. Occhio per occhio. Il clan del Corvo perderà la sua capoguerra. Prendete l'assassina! Non devo essere vista. Servirà il cappuccio. Colpite con me! Cosa vedi, vecchia amica? Ho le mani sporche del sangue del nuovo re. Meglio restare nascosti. Ecco Modron, più avanti. Ci rivediamo. Madre, è l'amica dell'uomo con la gamba maciullata. Eivor, ti ricordi? Sì, vedo. È una sorpresa averti qui. È tutto a posto? Riconosci il contenuto di questo borsello? Una mistura insolita. C'è un druido che la usa per favorire il sonno. Un monaco di nome Guilhem ne ha versata un po' nella mia coppa. Ha avuto un effetto potente. Perquisite le case! Non può essere lontana! Dannati figli di Cristo, che cosa vogliono ora? Questo posto ormai è invivibile per i pagani. Madre, se la straniera cerca altre erbe, può parlare con il druido Halloween. Sì, la capanna di Halloween è sul lago, vicino alla confluenza dei fiumi Cherwell e Great Ouse. Ma è uno strano tipo. Di rado parla coi mortali, preferisce la compagnia degli spiriti. Ora va, devo recarmi a Rollendridge. Vediamoci lì più tardi. Deve essere la casa del druido. Il suo terreno è popolato da fantocci di paglia. Via, mortali! Io invoco uno spirito dei vostri. Non parlerò a nessuno. Proprio come diceva Modron,
Forse dovrei camuffarmi in qualche modo. Oh, spirito, finalmente sei qui. Giorni or sono, una nube passeggera predisse il tuo arrivo attraverso una pioggia profumata di sole. Ma dimmi, che forma possiedi sotto queste sembianze di cavallo? Vieni forse dal regno fatato? Ah, ah, lo so che non puoi svelarlo, non chiederò altro. Chiunque tu sia, ora che sei qui il rituale può iniziare. Ma gli uomini di paglia devono annunciarti con scintille. Accendi il cielo per ricominciare, ora che la stagione muore. Fino ad allora ti attenderò e renderò grazie nella valle. Halloween ha detto che gli uomini di paglia devono annunciarmi con il fuoco. Forse devo incendiarli. Uno di loro ha parlato! Che parlino tutti in coro! Ruggiscono! Riesci a sentirli? Un coro di fuoco! Quello era l'ultimo. Ora posso tornare dal druido. Parla con me, vento! Sono qui per porre una sola domanda. C'è qualcosa nel tuo portamento e nella tua manifestazione fisica che mi induce a esitare. Sei veramente uno spirito di luce? Sono uno spirito come gli altri. Allora provalo. Devi conoscere le profondità dei misteri del mondo, se vuoi il mio aiuto. Dimmi dunque il giusto uso degli amuleti. Molto bene. Domanda pure. Con quale amuleto invocano aiuto le vergini? Mi occorre del tempo per questo. Sei forse uno spirito di tenebra? Se così non fosse, torna e prova ancora. Che cosa mi starà chiedendo? Devono esserci degli oggetti utili intorno alla casa. Un cappio da impiccagione, un coltello e la fiala puzza di veleno. Tre modi di uccidere. Questo pugnale è stato capovolto. Due mestoli intagliati da un ramo solo. I solchi combaciano. La statua di una donna, Sabrina, mi guarda dall'acqua laggiù. Ho già visto questo simbolo inciso su scudi e pietre tombali. Hanno la bocca spalancata, come se urlassero dei segreti. Hai trovato te stesso? Se sei uno spirito di luce, rispondi a questo quesito. Con quale amuleto invocano aiuto le vergini? Le giovani in pericolo sono protette da Sabrina del Severn. Sabrina, la ninfa del fiume, è esatto. Quale amuleto sposa due anime? L'amuleto del doppio cucchiaio. Sì, così la coppia sposata potrà mangiare insieme. Uomo e donna sono fatti di terra, acqua e vento. Quale amuleto è in grado di rassodare la terra, asciugare l'acqua e arrestare il vento? La triplice morte ferma il vento della vita,
Riporta il corpo alla terra e trasforma l'acqua in veleno. La triplice morte, è esatto. Sei davvero uno spirito di luce. Mabon sia lodato. Vorresti del pane e della panna? No, desidero solamente una risposta. Queste erbe sono giunte fino a Gloucester nelle mani di uno straniero. Le riconosci? Sì, una mistura per il sonno. Ho riempito io stesso il suo borsello. Abbiamo bevuto insieme e lui ha parlato con affetto del suo paese. Cuddladron. Cuddladron? Molto bene. Ti ringrazio, Halloween. Ora devo far visita ad altri in questa luna piena. Va col vento e con le foglie, amico delle colline. Cuddladron. Che strano nome. Modron mi sta aspettando. Cuddladron. Che strano nome. Modron mi sta aspettando alle pietre qui vicino. Vedo Modron più avanti. Modron, salute. Guardie, qualcuno mi salvi? Una danese assassina è venuta a staccarmi la testa dal collo. Avresti potuto dirmi che eri nei guai. Siamo entrambe buone amiche di Brigid e sai che non metterei mai in pericolo il tuo amico. L'altra notte è stata piena di birra e baldoria. Non ricordo molto, ma non mi sono scontrata con Defter. Un vero peccato. Hai appreso nulla da Halloween? Ha dato delle erbe a un tale di Cuddladron. Si chiama Gwilym. Ieri ha brindato assieme a me e a Tefter. Cuddladron è il nome gaelico di Tana del Ladro. È su una collina a ovest di qui. Posso portartici io? Sono in debito con te per il tuo aiuto. Non eri obbligata a credermi. Il destino di Tefter è anche di mio interesse. Questa è una vicenda inquietante e spero di venirne a capo. Presto, devo trovare Gwilym e recuperare l'onore. Questa foresta e tutto il Gloucestershire sembrano inviolati. Come se avessi appena attraversato un portale per un altro mondo. Sì, qui scorre magia antica. Magia antica che verrebbe spazzata via da Tefter e dalla sua chiesa. Tefter parlava di una riforma. Forse è stato preso di mira per questo. E molti sono disposti a tutto pur di avere il potere. La sua scomparsa potrebbe essere opera di chiunque. Ma tu sei una strega. Ricevi la conoscenza degli dèi. Non hai visto nulla. Vedo molto fumo. Sai di danesi rivali qui di passaggio che potrebbero essere responsabili? Se ci fossero altri danesi, ormai avremmo udito i loro corni. Non siamo così discreti. Lingue pesanti e asce affilate. Cuddladron, la Tana del Ladro. Qui è dove ci separiamo. Troverai un posto sicuro. C'è un sacrario non lontano. Se avrai bisogno, vieni a cercarmi là. Che gli dèi antichi e nuovi ti guidino. Merda. Oh, merda davvero. Eivor, sei viva. Abbi pietà, ho eseguito degli ordini. L'aldermanno Kinon ci ha pagati per eliminare il fanatico Tefter. Beh, dovreste risarcirlo. Che mercenari patetici non riescono a uccidere un uomo da solo. Hai scelto un pessimo capro espiatorio. Abbiamo pensato che, tenendolo in vita, avremmo potuto chiedere a Kinon qualche soldo in più per non svelare il segreto. Perché mai Kinon avrebbe voluto uccidere Tefter? È il suo successore. Non ci interessano i dettagli. Meno sappiamo, meglio è. Avete deciso di ricattarlo senza conoscere i suoi scopi? Siete degli idioti. Senti, non l'avremmo ucciso. Iniziava a piacerci la sua compagnia. Diglielo! Dille che ti abbiamo trattato bene! È stato Kinon. Perché? Io non ho mai... Oh, dai, è morto! Svegliati! Svegliati! Di alla danese che ti ho risparmiato e imboccato come un uccellino! Spostati, sciocco! Senti, Eivor, siamo amici, no? Abbiamo brindato insieme! Ricordi i polli? Taci o ti taglio la lingua!
A Tefter servirà un guaritore. Quelli gli hanno spalmato delle tame in faccia. Ma ho visto rapimenti peggiori. Grazie dell'aiuto, allora. Cerca di non farti catturare un'altra volta, dopo che sarai fuggito. Ti ringrazio molto. Grazie. Lo apprezzo molto. Mi sono risvegliato in questo posto e ho temuto il peggio. Risparmia le forze, Tefter. Il viaggio è lungo. Kinon? Kinon? Ha ordinato la mia morte. Io non capisco. È stato come un padre per me. Vi chiederò spiegazioni. Mi intestardivo quando lo sentivo dire che i pagani sono come noi. Gentili e devoti. Obbediscono alle leggi di molti dei. Un volto, tanti volti. Non ha alcuna importanza. Siamo tutti fortunati a vivere nella sua gloria. Non questa vicenda ti ha cambiato, Tefter? Mi ha cambiato. Bisogna cambiare le fasciature. La sua pelle scotta e continua a perdere conoscenza, ma è vivo. Forse una malattia del sangue. Maledizione. È stato catturato da quegli uomini? Dicono di essere stati assoldati da Kinon. Questa è opera di Kinon? Non ne conosco il motivo. So solo che li ha pagati per eliminare Tefter. Come vedi, non sono stati molto abili. Erano simili un tempo. Il ragazzo e Kinon, timorati di Dio, discutevano con me della natura della vita. Ma Kinon si è ammorbidito. Gli uomini compiono atti malvagi per il potere e per salvarsi la vita. Chi intenda dare Tefter alle fiamme al proprio posto? Ma il rito esige chi detiene il potere. Se il corpo del ragazzo è quello di un aldermanno, il sacrificio avrà comunque valore. Perciò non sarà al sicuro finché non mi occuperò di Kinon. Puoi curare le sue ferite? Sono un'ottima guaritrice, ma se gli dei lo reclameranno, non potrò impedirlo. Eivor, che cosa pensi di fare con Kinon? Rivelerò i suoi peccati. Sarà il popolo a decidere se meriterà una morte onorevole. Risparmieresti un uomo che ha macchiato il tuo nome? Ricambierò il disonore. E anche il suo dio lo vorrà quando avrò finito. Hai deciso, dunque. Allora va, cavalca come Rhiannon. Grazie, Modron. Ti prego, abbi cura di Tefter. Devo trovare Kinon prima che la festa finisca. Dove sei, Kinon? Qui non c'è, ma qualcuno potrebbe averlo visto. Rigide qui. Ah, terrò le orecchie pronte. Speriamo che un barlume di chiarezza le attraversi. Eivor! Finally, Tiri de Hualed! Brigid, bello vederti. Eivor, what has become of Tefter? Did you faint your scarf? Ti ringrazio. Gunnar sta bene. Daol am your whereabouts, and dechal am your dathliadai. Brigid, ho trovato un nido abbandonato fra le travi. Lo porterò a casa da mia madre. If you cattle it, then the babans will do it no la lay a gor... Di nuovo tu! La bestia di Samhain! La bestia di Samhain? Non importa. Gwenid, sto cercando Kinon. Tu l'hai visto? È impegnato con la festa e così mi ha cacciata via da Brigid. Ti piacerebbe vedere le magie che sto studiando? Se dico di sì, mi porterai da Kinon? Solo un trucco e poi ti accompagno a fare un giro. Bene, pesca da questa borsa. Forza! Di pietre che hai in mano è... 3. Una grande magia, Gwen. Ma ora proprio devo trovare Kinon. Tagliate Amser! Forza, vieni, andiamo a cercarlo!
Ci sono... Vorrei saperne di più sul tuo conto, Gwenyl. Di certo sei un curioso scricciolo. Madre dice che non esiste un'altra come me in tutto il creato. Dall'alba della polvere alla fine delle sofferenze. E tuo padre, Gwenyl? Dov'è? Beh, forse non ne dovrei parlare, ma sono nata dall'unione di mia madre con il re cornuto della foresta, Kernunnos. Tua madre si fida di te? Ti lascia andare in giro da sola? Trascorre la festa a benedire eremiti e vecchie rocce. Non è divertente. Sei amica di Brigid? È come una sorella per me. Ma presto non potrò più vederla così spesso quando se ne andrà con te e Gunnar. Come trascorri le giornate? Cerco cose morte per gli incantesimi della mamma. Ho una bella collezione. Uccelli, topi, scarafaggi. E ballo e parlo con i gatti. Devo trovare Kinon. Ci sono le donne della chiesa. Non amano la festa. Ma la mamma dice che vengono lo stesso a stramazzare. Vuoi vedere una... Vuoi vedere un altro trucco? So estrarti una ghianda dall'orecchio. Devo trovare Kinon. È importante. Peggio per te, bestia. Mi chiamo Eivor. Vorrei saperne di più. Madre dice... Perché quella donna indossa una maschera a strisce? Eh? Hai visto l'aldermanno? Quel volto scellerato mi ha spaventata. È passato il tramonto, quindi Kinon è in chiesa a pregare. Abbiamo un conto in sospeso. Anche se avete un conto in sospeso, dovrei aspettare fino a domattina. Si è chiuso dentro e solo Geva ha la chiave. Geva mi farà entrare? È stato ordinato di non farlo, ma di certo fallirà anche questo semplice incarico. Scorderebbe la testa se non l'avesse sul collo. Ti ringrazio per l'aiuto. Parlerò con Kinon domani mattina. La chiave è nelle mani di una ragazza di nome Geva. Devo trovarla. Hai visto Kinon? Ehi, è il Mariluid! Rima insieme a me, Mariluid! La notte di Samhain, canzonare è un dovere, perché... ho sbagliato la rima. A colpi di rima ci facciamo valere. Ah, non ci hai messo tanto a sconfiggermi. Sei assai abile, ti meriti un premio. Molte grazie, goditi la festa. Tutto come si è fatto grigio e tirato. Dovremmo comportarla. Solo i suoi pensieri. Kinon. Per te, amore, potrei essere. Ehi, hai visto Kinon? Adesso sarà nell'uomo di Vimini. Hai visto Kinon? Il Mariluid! Oh cielo, sei spaventoso! Che cosa hai in programma dopo la festa? Sto cercando Kinon. Giusto. Sì, è nella chiesa. In realtà, visto che stai andando lì, questa cassa deve essergli recapitata. Di a Geva che ti mando io. Ma certo. E che aspetto ha Geva? Ha una maschera da tasso come la mia. Verrà correndo quando ti vedrà. Buona fortuna e felice Samhain! Geva sta aspettando questa consegna alla chiesa. È la mia occasione. Vola, Sinin. Bene. Ah, la cassa. Sì, da questa parte. Per fortuna sei qui. Sara avrebbe dovuto consegnarla secoli fa.
Chi non è dentro? Mi serve un modo per entrare. Eccoti, lingua di serpe. Eivor! Ti stai godendo i festeggiamenti? Ormai la commedia è finita. Defter è in salvo e io so del tuo piano di sacrificarlo al tuo posto. Credi che voglia sfuggire alle fiamme? Io mi reco all'uomo di Vimini con gioia, ma non lascerò Gloucester nelle mani di quel fanatico cristiano. E quindi? Lascerai il tuo popolo senza guida e la chiesa pronta a scatenare il suo fuoco sacro? Non resteranno senza una guida. Modron siederà sul trono cornuto. Stai dicendo che Modron mi ha mentito? Siamo riusciti a confonderti per bene, non è vero? È stata Modron ad architettare l'omicidio di Tefter, Eivor. Tutto per assumere il controllo del Gloucestershire. Come pensa di mantenere salda la presa, circondata da cristiani su ogni lato? Non c'era altro modo. Modron ha avuto una visione. Tefter circondato di fuoco e che dava alle fiamme tutto ciò che noi abbiamo creato insieme. Tutto ciò? Tu e Modron? Dunque, Gwenith? Un uomo deve lasciare in ordine la sua casa prima di avviarsi alla morte. Sistemare il nido per i piccoli. Il tuo grande piano non ha fatto che crollare a ogni passo. Lo so. Non avrei dovuto fare affidamento su Gwilym e la sua banda di idioti per uccidere un uomo. Tu e la strega. Era questo il piano? Manovrarmi come fossi un pupazzo per essere certi di assicurare un lascito a vostra figlia? Ho sempre desiderato Modron. Perciò, quando mi chiese di prender parte al rituale della fertilità, accettai subito. Dalla nostra unione nacque non solo Gwenith, ma un Gloucestershire unito, una realtà che Tefter spazzerebbe via. Ed è questo il tuo errore, Kinnon. Tefter è un uomo nuovo ora. Persegue i tuoi stessi obiettivi. Tefter? Ma quel ragazzo ha la testa di un mulo. L'hai condotto alla ragione? Non solo io, ma anche la gentilezza dei banditi e dei britanni. Accolto sia Cristo che Kernunnos. Merda. Le profezie sono una strana cosa. Perché Tefter si ravvedesse bastavano un rapimento e una danese risoluta. Eivor, Modron ha portato Tefter al suo tempio a Paslut. Se ti affretti, potresti riuscire a fermare la sua lama. Ho ancora molto da fare qui, altrimenti ti accompagnerei. Ora va! A meno che tu non voglia prima uccidermi. Sei un uomo già morto. Il tuo popolo non soffrirà per le tue azioni. Grazie, Eivor. La tua pietà sarà ricompensata, ne sono certo. Il canto è flebile, ma riconosco la voce di Modron. Nascita e morte, sangue e sudore, riporta alla terra questo tuo servitore! Modron, frena la lama o muori sotto la mia! Dovevo sapere che Kinnon non avrebbe avuto il fegato di darti in pasto ai cani. È crudele chi lascerebbe morire il suo amante per le proprie colpe. È talmente poco ciò che puoi comprendere, non importa. Lascia che ti illumini io con il furore degli dèi! Prendi questo! Assaggia il sangue! No! Wow!
Fallo dunque. Lascia il Gloucestershire nelle mani di quel cristiano. E per che cosa? La tua fama e qualche scambio commerciale? Dubiti che i tuoi dei possano influenzare il giudizio di un uomo? Tefter ora non è più il fanatico che tu immagini. Gli uomini mentono per salvarsi la vita. Quando te ne andrai, mi ucciderà e brucerà la mia gente. Io lo so, l'ho visto. Chi non me ne ha parlato? Le Norne decidono il nostro fato, ma senza il tuo piano, Tefter non avrebbe mutato opinione. Non ho rimpianti, allora. Ma ho visto qualcosa anche su di te. Un cammino tortuoso come il fiume Us. Le trame di una veggente piegano arti e parole. La profezia è un fiume, e nessuno può opporsi alla sua presa. Cercava solo di proteggere la sua gente. Tuttavia, ha infamato il tuo nome e ha infangato il suo onore e quello del suo popolo. Scelgo io il mio cammino. Mamma! Misericordia divina! Ma che stregoneria è accaduta qui? L'alta sacerdotessa voleva ucciderti. Cosa? In nome di Dio, io non le ho mai fatto nulla! Temendo che la Chiesa si sarebbe servita di te come arma, ha convinto Kinon a eliminarti. Ho ucciso Modron, ma Kinon brucerà nell'uomo di Vimini. Ogni vita persa è uno spreco. Il diavolo ci sussurra all'orecchio, ma noi dobbiamo ignorarlo. Modron ti ha visto in sogno eliminare i pagani. E Gwenid è la bastarda di Kinon, che voleva proteggere la sua stirpe. L'amore per un figlio è una virtù, ma l'ira è peccato. Come possono intrecciarsi insieme? Chiunque perde il senno se vede minacciato il suo lascito, che sia il nome, il regno o un figlio. E ora, che ne facciamo della bambina? Mi assicurerò che non le manchi nulla. Non ha alcuna colpa. Ma io non mi unirò alla tua chiesa cristiana! Non dovrai farlo. Gunnar, è bello vedere una faccia amica. Persino il tuo brutto muso. Credevo che avremmo scritto questa saga insieme, ma è già tempo che vada, pur avendo scambiato appena un brindisi. Non temere, Eivor. Ne scriveremo molte altre insieme. I nostri nomi sono di nuovo puliti, di nuovo degni. Sì, è così. Una saga di Gloucester. Terra stupenda, piena di dannati idioti. Ah! Merita un brindisi! Ti ringrazio. Qualunque cosa per te, amico mio. Dunque, andiamo a salutare questo re di Vimini e torniamocene a casa. Sì, Randvi sarà ansiosa di conoscere Brigid. Brigid e Gunnar sono già partiti. Devo raggiungerli. Dimmi, ti prego, dov'è Modron? È morta, arsa su una pira simile a questa. Non credevo. Speravo che avresti risparmiato almeno lei. Gwen... Ti prego, non farlo! Possiamo bruciare altro, qualcun altro! Sta tranquilla, tesoro mio.
Mi unirò alla terra che fa crescere gli alberi e l'orzo. Il mio corpo nutrirà gli dèi, i vermi, persino te. Quindi sarò sempre qui. E fra tanto, tanto tempo, quando tu sarai ormai vecchia e rugosa come una mela, ci rivedremo ancora. Padre, credevo di essere pronta. È l'ora. Allora, questa è tua. Questa è la tua vita, Defter. Niente e nessuno potrà intralciarti. E tu, Eivor, amica del Gloucestershire, sei stata all'altezza della tua reputazione. So che mi devi meno di niente, ma ti prego, abbi cura di loro. Non traggo piacere dalle sofferenze altrui. Lo sapresti se mi avessi dato un'opportunità. Per 20 anni sono stato il vostro aldermanno. Queste vecchie ossa sono pronte all'ultimo incarico. Ho lavorato al vostro fianco. Ho ripulito campi, miscelato bevande, assistito a nascite e a morti, crescendo e imparando. L'uomo di Vimini è pronto, sire. L'altare vi attende. È un grande onore essere il vostro re del raccolto. Che queste sacre fiamme possano assicurare messi abbondanti e inverni miti e brevi. Nonostante tutto, ha avuto la fine che voleva. Dritto nelle fauci di dei affamati. Eivor, l'onore spetta a te. Lode al re del raccolto! Dannati pagani! Padre nostro, che sei nei cieli! Madre nostra, che abiti la terra! Vi prego, accettate questa offerta! Prendete pure la mia carne e le mie ossa! Benedite! Benedite! Bene, credo sia tempo di tornare da Randvi. Le darò la buona notizia.
Se un uomo malvagio ti offre del cibo, sfamerai i tuoi figli con quello. Il buon cibo non va certo sprecato. Io li lascerei morire di fame. Dal dono di una serpe non nasce mai nulla di buono. Ciò che è buono rimane buono, anche se il male contamina in fretta. Riposa, intendente. È la tua ora. Sì. Ora sarò giudicato dal Witan degli Dei. Andrai a Helheim. Anche laggiù servirà un intendente. Salute, Eivor. Rollone, già di ritorno dal Regno Franco. Che sorpresa. Come sta Lady Estrid? Bene. Dopo il suo ritorno è stata dura per lei, ma si è ripresa ed è con la sua famiglia. E ora io cerco nuove avventure. Se non ricordo male, mi hai detto che avrei potuto trovarle qui, con il tuo clan. È così. La tua presenza è molto utile e ben accetta. Sistemati quanto prima. Presto salperemo. Non riuscirei a descriverti quel che è successo nel Gloucestershire. Credo che presto verrai a saperlo. Ma ora sono nostri alleati? Sì, ma è stata dura.